Mario Barone, capo cannoniere della Samb. No, vabbè, più che altro non è quello il dato importante. Una cosa importante penso da evidenziare sia stata la prestazione della squadra, della squadra di tutti i miei compagni. E poi i gol certo fanno piacere, però se loro non prendessero i rigori io non farei gol, se loro non prendessero la punizione è così, quindi non è quello. La cosa importante, come ho detto, è stata la prestazione dopo lo scivolone casalingo, diciamo. Allora raccontaci la differenza, tu che stai dietro, cioè dietro, in seconda linea, tra lo scivolone di domenica scorsa e la partita di oggi. No, ma penso che della partita scorsa si sia già parlato anche tanto. È stato un calo di concentrazione, probabilmente si sono commessi troppi errori, loro sono stati bravi a sfruttare gli errori nostri. Oggi magari abbiamo imparato la lezione, cioè venivamo appunto dalla lezione precedente, abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile e siamo stati ripagati dell'impegno che comunque ci mettiamo tutti i giorni comunque. È la squadra più forte il Fano? Penso sia una delle squadre più organizzate che comunque abbiamo incontrato sino ad oggi. Sono comunque una grande squadra e andranno sempre rispettate, che penso che comunque sia, diranno la loro in questo campionato. Quando è inciso? Quando è inciso l'espulsione e il gol? Vabbè, sicuramente giocare la partita in 10 non è... Poi soprattutto andare in svantaggio non è una cosa semplice, però vabbè, loro sono stati anche bravi a pareggiare e poi siamo stati noi bravi, comunque l'ho detto, a non mollare, a non calare di concentrazione, a sfruttare la superiorità numerica soprattutto nel secondo tempo. Il svantaggio l'hanno sfiorato prima loro. Ora non ricordo, vabbè, forse era nei primi minuti, mi pare. Però era, vabbè, ci sta, l'occasione si concede, penso che le partite le vince chi sbaglia di meno e chi riesce a finalizzare gli errori degli avversari. Speriamo di continuare a non sbagliare. Il tuo record di gol quando è? 8 a fondi. Quanto tempo fa? Un paio d'anni fa. Non ne farei 15, Io mi auguro. No, certo. Anzi, mi auguro di farne presto su Azione, quello sicuramente. No, anche su Azione, però infatti quello che mi auguro è quello. Grazie. Sì, vabbè, l'ho detto. È stato un bel gol, sicuramente una gioia doppia ed è una bella soddisfazione, però credo che oggi più di tutte le altre partite quello che c'è da evidenziare è stata la prestazione in tutta la squadra. Sta diventando Matelica. Sì, ma penso che noi dobbiamo stare attenti a tutte le partite, non solo al Matelica. Sì, sicuramente, anche il Monticelli veniva da 2 sconfitte con la rabbia, ma credo che la rabbia ce l'abbiano tutte le squadre, soprattutto quando giocano contro la San Benedettese e a San Benedetto. Quindi noi dobbiamo fare sempre il nostro, anzi dobbiamo fare sempre di più. Quello che possiamo fare è crescere dagli errori che abbiamo... Dalle cose del Borghese che l'hai venuto a fare. La Samb deve avere paura solo della Samb, forse. Penso che quello dimostrato oggi è quello, che noi se ci siamo con la testa ce la possiamo giocare con tutti e possiamo divertirci veramente. Sì, perché poi quando caliamo di concentrazione, come è successo la settimana scorsa, come è successo magari anche oggi in 10 minuti, che poi non è stato un calo di concentrazione, è stato un errore, non so se dell'arbitro, perché poi è stato sul rigore, però non facciamo fatica, quindi se riusciamo a stare sempre con la testa sul pezzo, sempre concentrati, riusciamo comunque a toglierci belle soddisfazioni. A chi dedichiamo questa doppietta? Vabbè, penso più di tutti la mia famiglia e la mia ragazza che comunque mi seguono da sempre, Sara, che da sempre mi sostengono e mi seguono e anzi purtroppo quest'anno ancora non hanno avuto l'opportunità di venire, così come anche i miei nonni. Poi lo dedico ai tifosi e alla squadra, alla società, penso che le dediche sono tante. Com'è giocare nella Samb? Vabbè, bellissimo giocare davanti a tutti quei tifosi che ti sostengono, nonostante anche domenica in casa quando eravamo sotto, anzi quando siamo stati sotto, che lo siamo stati tutta la partita,
Sostenerti in 4.000 in Serie D credo che è difficile trovarlo in altre piazze, quindi penso loro siano veramente il nostro dodicesimo uomo in campo. Pare una frase fatta, ma è la verità, soprattutto qui a San Benedetto. Grazie.